Posto ha rovinato anche la stagione regolare, è stata fortunata perché ha trovato squadre diciamo, con problemi di infortuni, Miami senza Jimmy Butler, il turno dopo che si è fatto male dopo gara 3 Mitchell con Cleveland, adesso si è fatto male a Barton, però secondo me negare il fatto che sia stato così diciamo, veloce nelle tre serie a battere gli avversari solo col fatto che gli avversari fossero un po' forti, secondo me è ingiusto. È una squadra che ha giocato meglio per tutta la stagione regolare, è stata nel primo, secondo miglior attacco, prima miglior difesa, siamo lì, o viceversa, primo attacco, seconda difesa, ha avuto grande continuità, anche loro hanno avuto problemi di infortuni, per cui direi che Boston probabilmente era scritto per quella che resta, avesse cercato di arrivare in finale, ci è arrivata in maniera molto netta. Ecco. Invece il discorso per quanto riguarda Brown, non parlo per quanto riguarda il quintetto NBA, e poi lì un'extra motivazione probabilmente a fare questa serie in maniera perfetta, perché poi sono anche nominatore migliore che l'hai di conferenza. Sì, sono tutti grandi competitori, grandi agonisti, tutte queste situazioni dove magari tu mi pensi di meritare un premio, non te lo danno, cambia poco in realtà, però alla fine può essere una motivazione in più, però io credo che questa sia una squadra, un gruppo motivato in assoluto a vincere, a provare a vincere. Sono arrivati vicini, hanno assaggiato le finals per 2022, poi hanno pagato un po' di inesperienza contro i Golden State Warriors, per cui sicuramente sanno che il loro obiettivo è quello. Se vince il titolo, tutto il resto ovviamente passa in secondo piano. Sicuramente lui ha fatto una grande serie, un'ottima serie, Joe Holiday, il turno di Harry White. Tatum, tutto sommato, in questi playoff sta salendo, ma non ha avuto picchi altissimi. Questo per gli avversari è ancora più inquietante, per cui sicuramente non posso una squadra costruita per quello, e bisognerà vedere adesso quando e come recupera la porteria. Pensando che mancava probabilmente una sapevole, però un giocatore che magari ha finta, che ha impatto di gestione, perché poi le giocate finali difensive le ha fatte tutte lui sugli avversari e poi la porta di più. È quello che fa le piccole e grandi cose per vincere, l'ha fatto con Milwaukee, è un giocatore che può far canestro se c'è bisogno, però dipende sul giocatore più pericoloso degli altri. E qui fa le giocate pesanti quando davvero contano, con il recupero, per esempio in gara 3 contro Zimbabwe. Alla fine è un giocatore che giustamente Boston ha appena capito che forse poteva portarselo a casa andando a prendersi. E invece dall'altra parte non si muove. Minnesota sembrava un po' destinato ad arrivarci. Alle finals invece ha incontrato dei Dallas che veramente ha un breakout di livello altissimo, che Irving sta giocando un basket celestiale in maniera offensiva, anche in maniera molto intelligente, in fase difensiva non va sottovalutato l'importo che lui dà, e credo sia una forza veramente importante, mentre Doncic riesce per questa fase difensiva che fa Kyrie a prendersi qualche passaggio a vuoto, viene spesso sfidato dagli avversari. Sotto questo punto di vista, ma nonostante tutto, poi alla fine ha ragione già Kyrie, perché Dallas è lì una vittoria dalle finals. Dallas è una vittoria del finals, forse un po' sorpresa, però è una squadra che ha trovato nel corso della stagione, soprattutto da dopo le trade, con l'arrivo di Gafford e PJ Washington, ha trovato un grande equilibrio difensivo. E lì è cambiata la stagione, è diventata una delle migliori difese dell'NBA nell'ultimo quarto di stagione. E questo ha costruito a due straordinari artisti dell'attacco come Kyrie Irving e come Doncic, che l'anno scorso sembravano acqua e olio, che non potessero in nessun modo mischiarsi, invece hanno trovato un modo e sono veramente molto difficili da fermare. E però secondo me anche il supporto in casa sta facendo un grandissimo lavoro. Dennis Jones Jr., vince il Washington, Gafford, Lively, bisogna vedere come sta, il giocatore fondamentale, in uscita la panchina Hardy, il giocatore che non ti aspetti. Kidd, nel corso anche dei playoff, ha adeguato la sua rotazione. Exum, un giocatore che aveva giocato tantissimo in stagione regolare, praticamente nei playoff sta sparendo. Lo stesso Arthur Junior, un giocatore da tanti anni lì, uno dei grandi veterani, adesso sta avendo meno minuti perché sta trovando un grande equilibrio. E più, secondo me, Dallas sta un po' sfruttando la pressione che senza Minnesota. Minnesota ha giocato abbastanza leggera i primi due turni, è una squadra che anche come accoppiamenti era perfetta per Dallas, e per Denver, e invece fa un po' più fatica per Dallas. Io credo che adesso sia 3-0, ovviamente siamo venuti e c'è la gara 4, io non credo sia così automatico che venga chiuso in 4 partite, perché comunque Minnesota ha possibilità di avere un Towns migliore, allo stesso Edwards ha avuto una serie abbastanza altalenante. Loro hanno detto prima di queste partite l'esperienza è sopravvalutata, non può, invece credo che non può, questa sta servendo a valore l'esperienza, questa è una squadra che ha grande futuro.
però secondo me la serie non è necessariamente ancora. Secondo te se arriverà quindi Dallas contro Boston, e se sì, qual è la favorita sulla serie a vincerlo? Io credo che molto probabilmente sarà Dallas Boston, deve essere Boston per quello che ha fatto fino adesso, perché non ha fatto la stagione regolare, però non sarà per niente facile, e credo che possa essere veramente una bella bella serie. Grazie mille.